negli anni 40 c'era un ricercatore della Yale University che era molto, molto appassionato e interessato allo studio dei campi elettromagnetici attorno agli organismi viventi. Così iniziò a studiare le uova. Uova di gallina, diversi tipi di uova di uccello, uova di salamandra, uova di lucertola, rettili, anfibi. Ha scoperto che il 100% delle volte la carica positiva era nella testa dell'uovo e la carica negativa in basso. Quindi se hai una carica positiva su un'estremità e una carica negativa nell'altra estremità, hai un magnete. Quindi il campo magnetico è in realtà nella forma dell'uovo. Quindi iniziò a misurare, ad analizzare quantitativamente tutti questi ovuli e poi si rivolse direttamente alle donne con propensione al cancro uterino. Misurò il campo elettromagnetico intorno al loro corpo e intorno all'organo. E iniziò a notare gli stessi esatti schemi per il cancro uterino. E ogni singola donna che aveva uno schema nel campo che lui misurava, aveva lo stesso schema nel corpo fisico del cancro. Però c'era una percentuale che aveva parte dello schema sul campo, ma non aveva il cancro nel corpo. Non ancora, perché poi hanno sviluppato il cancro. Mentre lui guardava la materia, pensava che la materia potesse emettere un campo, ma in realtà non era così, era il campo che stava creando la materia. Quindi se cambi il campo, cambierai la materia. Ci sono solo due componenti, secondo la ricerca, che mostrano come cambiare il campo quantistico. Ecco un esempio. Hanno fatto un esperimento in cui hanno preso un gruppo di persone che erano guaritori esperti. E hanno preso queste fiale di DNA e le hanno messe di fronte a quelle persone e dissero loro: questa è una funzione mentale consapevole. Con tutte le tue intenzioni, vogliamo che tu veda nella tua mente questa connessione e disconnessione di DNA. Continua a vedere il cambiamento nel DNA. Quindi lo hanno fatto più e più volte e quando hanno controllato il DNA, cos'è successo? Niente. L'intenzione non ha influenzato il DNA. Quindi poi hanno detto: apri il tuo cuore, crea un'emozione elevata e prova semplicemente gratitudine e irradia quel sentimento di cura e amore nel campo e vediamo se cambia il DNA. Allora hanno elevato il loro stato emotivo, l'hanno fatto per un periodo di tempo, gli scienziati controllano il DNA e niente. Ma quando hanno detto a quelle persone che avrebbero dovuto vedere il DNA separato e sentire le emozioni che proveresti come se già fosse separato, oltre il 20% del DNA si scollegò in una posizione remota. Quindi il pensiero è la carica elettrica nel campo quantistico ed i sentimenti sono la carica magnetica. Il modo in cui pensi e come ti senti trasmette un campo. Ciò significa che deve essere coerente. Ci dobbiamo esercitare a creare una forte coerenza, perché una volta che l'energia si muove proprio qui dentro e puoi cambiare il risentimento, la frustrazione o l'impazienza in gioia, libertà, gratitudine, è allora che il tuo cuore inizia a mettersi in moto, inizia a battere come un tamburo e inizia a produrre un campo magnetico misurabile largo fino a 3 metri. Ora, quell'energia è una frequenza e quella frequenza può trasportare informazioni e quell'informazione è il tuo pensiero, è il tuo intento. In altre parole, l'elevata gratitudine emotiva può trasportare il pensiero della tua salute. L'emozione della sofferenza non può trasferire le informazioni della tua salute perché porta un insieme di pensieri diverso e puoi pensare positivamente quanto vuoi, ma se sei infelice, la tua mente e il tuo corpo sono in opposizione. Noi insegniamo alle persone come unire queste due firme coerenti insieme. I pensieri inviano un segnale, le sensazioni riportano le informazioni dell'evento, ma più è coerente, più organizzato è il segnale, maggiore è la connessione che hai con il campo quantistico. La coerenza è una sincronizzazione, ad esempio, quando le persone sono sotto la pressione del sistema nervoso, stanno vivendo con gli ormoni dello stress. L'attività di queste sostanze chimiche spinge il cervello a una frequenza cerebrale più veloce chiamata onde cerebrali ad alta frequenza beta. Sei in uno stato di sopravvivenza e quello che stai cercando di fare è controllare e prevedere tutto quanto. E così inizi a pensare al tuo capo, al tuo collega, inizi a pensare al negozio di alimentari, a pensare a dove devi andare, a tutte le cose che hai da fare, alle finanze. E ognuna di queste cose, elementi, persone, luoghi, ha una rete neurologica nel tuo cervello. Così come muovi la tua attenzione rapidamente, stai attivando quei circuiti. È come un temporale tra le nuvole. Il tuo cervello si avvia separando in modo molto incoerente. E quando il tuo cervello è incoerente, tu sei incoerente e stai accelerando. E il tuo cuore inizia a battere incoerentemente. Come lo invertiamo?
dobbiamo insegnare alle persone come creare più ordine nel cervello. C'è una formula che noi pratichiamo e quando viene svolta, il cervello inizia a organizzarsi molto bene e quei diversi scompartimenti che erano suddivisi iniziano a sincronizzarsi. Quelle diverse comunità di neuroni che non erano sincronizzati iniziano a sincronizzarsi e ciò che arriva al cervello si collega ad esso. E all'improvviso inizi a vedere sempre più neuroni che iniziano a ballare con lo stesso ritmo, iniziano a sincronizzarsi come una sinfonia. E quando questo accade, quando iniziano a sincronizzarsi meglio, pensa alla coerenza come un gruppo di persone che applaude. Diciamo che ci sono 1000 persone. E immagina che la coerenza media per un essere umano sarebbe un quinto della folla che applaude allo stesso momento. Con la supercoerenza, invece, immagina 100 miliardi di neuroni tutti sincronizzati. Immagina 1000 persone che applaudono tutte contemporaneamente. Non solo si crea più ordine, ma più energia. E le onde iniziano ad accumularsi l'una sull'altra e all'improvviso inizia a guadagnare più energia nel cervello, più sincronizzazione e tutte le aree che non erano più in equilibrio iniziano a riunirsi. E l'effetto collaterale di ciò è che la persona inizia a sentirsi più integra. Userò la parola centri energetici perché se dicessi chakra alcune persone ne avranno una comprensione sbagliata. Questi centri energetici del corpo sono centri di informazione. Hanno la loro frequenza, hanno la loro energia, hanno i loro piccoli cervelli individuali, hanno i loro ormoni, le loro sostanze chimiche, quindi quei diversi circuiti sono sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. E lo stress crea squilibrio nel sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso simpatico viene quindi acceso per un motivo. Emergenza per la conservazione. Stai mobilizzando un'enorme energia per preservare il corpo e dovrebbe essere una cosa a breve termine. L'altro sistema nervoso, il parasimpatico, serve per la crescita e la riparazione. Alcune persone trascorrono la maggior parte del loro tempo vivendo in quell'alta frequenza di stress. Perciò, insegnare alle persone come passare da quel sistema simpatico al sistema parasimpatico significa che devono praticare quotidianamente alcuni principi fondamentali. Quando sei sotto stress, quando sei in sopravvivenza, restringi la tua attenzione verso una causa, quello che viene chiamato focus convergente. E quando il sistema nervoso autonomo si sbilancia, il cervello si sbilancia. Restringiamo la nostra attenzione sulla causa e quello che si fa è che ciascuno di questi diversi centri energetici si muove nell'incoerenza. E anche quei piccoli cervelli individuali si muovono nell'incoerenza, iniziano a inviare un messaggio incoerente alle cellule, ai tessuti e agli organi. E gli ormoni diventano sottoregolati e il corpo inizia a perdere l'equilibrio. Quindi, benedicendo il centro energetico, stiamo programmando i centri energetici e accadono due cose. Saranno in grado di rallentare le onde cerebrali e uscire da quello stato beta elevato. E il modo in cui lo facciamo è passare da un focus ristretto a un focus ampio. Quando apri il tuo focus, quando apri la tua consapevolezza, vai a creare ciò che crea coerenza nel cervello perché stai andando contro quell'abitudine di porre la tua attenzione sulla materia. Quindi c'è un focus convergente che si concentra sulla materia e c'è un focus divergente che si concentra sull'energia. La realtà è sia particelle che onde, materia e energia. Se una persona può rallentare le proprie onde cerebrali dalle onde cerebrali beta alle onde cerebrali alfa, sta iniziando ad uscire dal suo cervello pensante, andando verso la casa del sistema nervoso autonomo. E se la persona non lo fa, non può cambiare le proprie onde cerebrali, non funzionerà mai perché sono nella loro neocorteccia, nella mente pensante. Questa è una cosa che deve succedere. E la seconda cosa che deve succedere è che devono praticare sia un focus convergente che un focus divergente. Per prima cosa ti devi concentrare su quel centro energetico che è la particella e poi su uno spazio intorno ad esso che è l'onda. E quando apri la tua consapevolezza e sei in grado di farlo e sei nel tuo sistema nervoso autonomo, puoi inserirci un'intenzione che creerà più equilibrio nei tuoi estrogeni, più equilibrio nei tuoi organi sessuali. Poi poni la tua attenzione nel secondo centro. Dove poni la tua attenzione è dove incanali la tua energia. Stai iniziando a dirigere la tua energia in quel centro. Ora diventi consapevole dello spazio intorno ad esso per creare coerenza in quel piccolo cervello, per inviare un messaggio coerente alle cellule e ai tessuti. Poi vai al terzo centro, nell'intestino. C'è un enorme plesso celiaco lì, un plesso solare, un centro di connessioni. E incanali lì l'energia. Poi poni la tua attenzione nel tuo cuore, che ha il suo cervello individuale. E quando produci energia qui, quest'ultima si dirige verso l'alto, l'abbiamo misurato.
Una volta che inizi ad aprire il tuo cuore, ottieni più energia nel tuo cuore, ottieni più energia nel cervello, crei un campo e inizi a guidare l'energia nel cervello. Quell'energia farà sì che la persona abbia una coscienza diversa, un modello di pensiero diverso. E ora penseranno alle possibilità. Poi c'è il plesso tiroideo, la ghiandola pineale, la ghiandola pituitaria. Abbiamo visto che quando le persone creano coerenza in ognuno di questi centri energetici e lo fanno correttamente, sanno come cambiare le loro onde cerebrali, hanno accesso al sistema operativo, possono padroneggiare la conversazione. Sono diventati consapevoli e si sono concentrati sull'energia. E quando questi cervelli diventano più coerenti e iniziano a mandare segnali diversi agli ormoni e alle sostanze chimiche e alle diverse ghiandole del corpo, questo è ciò che viene sovraregolato per produrre espressioni diverse. Quindi non puoi controllarlo con la tua mente cosciente, devi andare oltre la tua mente conscia e rimanere cosciente nel tuo subconscio. Ed è quello che facciamo quando rallentiamo le nostre onde cerebrali, ma non vogliamo qualsiasi tipo di onde, vogliamo quelle coerenti. Quando diventi consapevole di questi centri energetici, quello che stai effettivamente facendo è allenare quel centro a un'armonica frequenza e questi sono chiamati ormoni per un motivo, perché vengono armonizzati. Ci sono due occasioni in cui si apre la porta del subconscio, quando ti svegli la mattina e quando vai a letto la sera. Le due onde cerebrali fluttuano. Si passa da beta ad alfa a teta a delta quando si va a dormire la notte e quando ti svegli passi da delta a teta alfa a beta. Quindi quando ti alzi presto e sei un po' in un livello alfa o teta e ti stai ancora svegliando, quello è il momento perfetto per meditare. Quindi se una persona può effettivamente conoscere la formula di come cambiare le proprie onde cerebrali, allora può fare una meditazione molto sana per 45 minuti o un'ora. E non sono un grande fan della meditazione di 5 minuti, nemmeno 10 minuti, a meno che non sia solo per fermarsi e ristabilire le proprie emozioni. Penso che si possa andare a livelli sempre più profondi. E quando inizi a fare un percorso, scavare un percorso in quel subconscio, il punto importante è come quando stai percorrendo quel sentiero e all'improvviso giri a destra e ripensi alla tua ex. La cosa migliore è risalire il sentiero e scendere di nuovo. Questa è una vittoria, stai diventando cosciente. Poi all'improvviso ritorni ad essere stressato, va bene. Torni indietro e ricominci a scendere, questa è una vittoria. Le persone non hanno la pazienza di farlo perché all'inizio è fastidioso. Continua a farlo, incidi quel percorso fino al subconscio e il tronco nervoso diventerà più grande, produrrà una strada più grande perché c'è più traffico in corso. La persona è in grado di arrivarci molto velocemente e potrebbe fare un'ottima meditazione in mezz'ora perché sa come cambiare le sue onde cerebrali. Lo faccio da molto tempo e mi sono seduto con me stesso per ore. E a volte devi solo lavorare sodo perché hai persone, incontri, viaggi, contratti, tutte queste cose, hai una famiglia e ti siedi a meditare e il tuo cervello pensa al futuro o al passato. E non mi interessa se mi ci vuole un'ora per meditare, non mi alzo. E ogni volta che oltrepassi quel punto in cui vuoi fermarti, entri nell'ignoto. E hai due scelte quando entri in quel disagio. Se ti trovi nel disagio e corri indietro al noto, ma non sei consapevole di farlo, allora sei comandato da un programma. Torni semplicemente nel territorio familiare e questo è un programma. Le persone ripetono le loro abitudini, eseguono un programma. L'altra scelta è quella di applicare la formula del disagio.